Coldplay. Ciao a tutti scuoli pesciolini, sono Mami Titi dell'Italian Sharks e vi do benvenuto in questo 21esimo, a discapito delle miniature che ho sbagliato, 21esimo episodio di Hey Monster, il miglior gioco MMORPG multiplayer per Android dei Pokémon. Ovviamente ragazzi, ve lo dico più di una volta nei video, questo gioco è evidente che non è sviluppato dalla Nintendo, quindi è evidente che l'hanno bannato dall'Android Store, ma cercate nella playlist di questo canale, basta che, cioè, sapete come trovare una playlist, la trovate nella home del canale dell'Italian Sharks, andate nella playlist, scorrete, c'è un video che si chiama... che riguarda l'update del gioco. Vedetevi quel video e fate le stesse identiche cose, anche se non avete bisogno di fare l'update, ma dovete semplicemente scaricare l'applicazione, perché vi spiego un metodo alternativo per trovare l'APK, un metodo che non rischiate di prendere virus, non dovete andare in giro a cercare APK strani su strani siti evitando tutte le pubblicità e tutti i virus, quindi è molto molto easy, basta scaricare un'applicazione particolare e vi fa scaricare il gioco. Quindi tranquilli, verificato 100%, è ok e funziona. Però state attenti per un'altra cosa, non è detto che funzioni per il vostro dispositivo, perché tipo sul mio tablet non funziona. Quindi nel caso in cui non funziona per il vostro dispositivo, andate a vedervi il video dove vi spiego come giocarci su Windows. Quindi è impossibile non poterci giocare, basta che guardate i video. Oltre a questo vi devo dire un'altra cosa, settimana scorsa mi scuso tantissimo con voi, non è uscito il video di Hey Monster, non perché sono cattivo, neanche perché sono un imbecille, neanche perché sono stronzo, semplicemente perché il file si è corrotto, dannazione, quella maledetta puzzola schifosa! Si è corrotto il file. Io avevo registrato 15 minuti, l'ho detto anche nel video di ieri di Ark, avevo registrato 15 minuti di video, il primo minuto e mezzo, yuhu, funziona! Gli ultimi 14 minuti, tutto a minchia, il file si è corrotto e io la settimana scorsa avevo al massimo 2 ore tra sabato e domenica per registrare. Quindi capite bene che quando domenica sera alle 9 di sera vi si corrompe il file e anche l'altro video è andato una merda, perché pure l'altro video c'aveva un altro problema, cioè capite che vi girano le 4 biglie e mandate tutto a fanculo e dite pazienza sta settimana, i miei sharksini, i miei squali pesciolini faranno a meno di me e mi scriveranno frasi di insulto, ma vabbè, però faranno a meno di me. Quindi è per questo che non è uscito nessun video, mi auguro che oggi recupereremo insieme. Vi devo anche raccontare un po' di cose, perché effettivamente io l'avevo registrato, il video era andato avanti e quindi ora vi troverete delle cose diverse. Ma prima di cominciare, oltre a tutte le cose che vi ho detto, vorrei ringraziare Epizzo97 perché mi ha scritto che il 30 marzo, insomma, c'era un Zapdos da qualche parte che si poteva comprare a 600 cristalli, il contratto completo di Zapdos. Ora... io ok che oggi è primo aprile e tu starai vedendo il video che sarà il 7 aprile, ok, ok che oggi è pesce d'aprile, anche se per te non lo è perché è in ritardo di una settimana, ma dove cazzo si compra sto contratto? Lo so che ormai sarà tardi, quindi ti prego, se mi rispondi, almeno per la prossima volta so dove andarlo a cercare, perché non avevo proprio idea di dove cazzo, ho cercato ovunque, non l'ho trovato, sennò avrei provato a comprarlo. Detto questo, cominciamo finalmente il video. Incredibile amici, incredibile, la intro non ha avuto problemi di nessun genere, perché nel video di ieri va a fanculo anche la webcam, cioè sono continuati i problemi. Comunque, settimana scorsa nel video che voi non avete visto ho fatto un po' di cose. Prima cosa, sono riuscito a completare la cavalcatura di Rhyhorn. Io avevo già un Rhyhorn e quindi vi spiego anche un'altra cosa che vi avevo spiegato in quel video, ovvero che per poter cavalcare, quindi se avete tutte le corde per un Pokémon, quindi vi faccio vedere, se vado qui, no, esatto qui, se prendo tutte le corde di un Pokémon, io non prendo il Pokémon, prendo la sua cavalcatura. Questo significa che io devo già avere il Pokémon, ok? Mentre se prendo i contratti, non sono sicuro, ma in teoria dovrei poterlo anche cavalcare. Quindi il contratto è come se fosse un qualcosa di superiore. Dovrebbe, smentitemi se dico minchiate.
Detto questo, comunque il contratto sicuramente vi dà il Pokémon, quindi per i leggendari potrebbe essere una buona cosa. A proposito, vediamo quanti punti c'ho per la guild. 4.004, beh, potrei pensare di prendermi qualche altro contratto, però stavolta scegliamo qualcosa di buono. Anche se devo dire, Rhyhorn che si evolve in Metagross, mi avete paraculato quando vi ho detto le evoluzioni di Rhyhorn, questa cosa non va bene. Rhyhorn è un buon Pokémon. Allora, nello scorso episodio l'ho fatto, pensate, anche evolvere, infatti mi è diventato Metagross. Te l'ho fatta, pensavi che dicessi Riperior, invece ho detto Metagross. Vabbè, comunque basta fare gli imbecilli. È diventato Riperior, l'ho fatto vedere in diretta. Voi vedete in diretta il risultato, mi dispiace, me lo sono goduto da solo. Ho fatto anche un'altra cosa, perché avevo trovato nelle capsule il Pokémon, l'evoluzione di Togepi, che dovrebbe essere Togetic. Mo, se ho detto una minchiata starete ridendo come i pazzi, non fa niente. Ho fatto evolvere quel Togetic in un Togekiss. Madonna, che nomi strani, io mi rincoglionisco. Dove cazzo stai? Togekiss, qualcosa? Tocco toccato qualcosa. Dove minchia è Togekiss? Ragazzi, giuro che ce l'avevo. Dove minchia è finito Togekiss? Eccolo, madonna, la ceccaggine. Togekiss, eccolo qua. E quindi avevo fatto evolvere anche quest'altro Pokémon. E in più stavo cercando di capire come potenziare la mia squadra per cercare di avere Pokémon a livello viola. E in particolare io sono arrivato ad avere Charizard più 2, quasi più vola. Più vola. Che minchia dico. Oh, perché mi hai chiuso tutto? Dannazione. Allora, Charizard e più 2 blu, quindi il prossimo step è viola. Mi manca un contrattino qui per Nidoking, e poi tutti quelli di Dugong e tutti quelli di Kakuna, quindi 8 di Kakuna, vabbè, quindi ci vorranno ancora un po' di energie, diciamo che è fattibile. Poi ho anche Riperior a blu più 2 e ho anche Bellossom a blu più 2. Credo che, dopo essermi consultato con i miei fantastici 4 Jackton, penso che porterò anche Gyarados a più 2, quindi blu più 2, e porterò Hitmonchan. Mi diceva Jackton sempre, che è buono perché ha 4 tipi di mosse, però le statistiche non fanno impazzire. Al contrario, Pinsir è buono perché ha delle buone statistiche, però le mosse non fanno impazzire. Quindi, tagliando la testa al toro, chi avevo detto che mi prendevo? Alakazam, this is good. Però controlliamo un attimo le sue statistiche. Special attack più 30, porca di quella paletta, quindi ottimo. E poi ce n'era un altro che dovevo aggiungere alla squadra, quindi al posto di Tmonchan potrei mettere Alakazam, che è anche psico, quindi veramente veramente valido. Poi potrei mettere questo, Grimer. Chiedo un parere a voi. Oppure Togekiss era anche un'altra valida scelta. Vabbè, io vi elenco qualche scelta e voi fatemi sapere. Intanto li vedete scorrere qui i Pokémon che ho. Allora, questo fa cagare, questo shiny qui. Io metterei Grimer al posto di Pinsir, oppure metterei Togekiss al posto di Pinsir, oppure non so Carvagna se è utile. Caspita, Growlithe è andata. Molto molto probabilmente mi potenzio Growlithe e metto Growlithe, ovviamente con la sua evoluzione, in Arcanine. Oppure continuiamo Slowking. Che ne pensate di Slowking? Kamerut potrebbe essere un buon tank. Fatemi sapere anche riguardo Kamerut. Snorlax, se proprio non c'è nient'altro, voglio dire, potrei mettere quello. Onix fa cagare. Hypno, ma manco per il cazzo. Gli Electro li possiamo anche evitare. Cubone, che dite? No, Marowak, che dite? Marowak, fatemi sapere. Altri interessanti. C'è Psyduck, è carino. Non sarà fortissimo, però è carino. Non potete negare che è carino. Questo non potete assolutamente negarlo. Ragazzi, altri vi giuro non saprei chi mettere. Non mi ispirano molto. Questa panzona, Vimer, non saprei. Fatemi sapere nei commenti, io vi ho dato alcune alternative. Scrivetemi voi chi potrei inserire al posto di Pinsir. Quindi fondamentalmente la mia nuova squadra sarà così composta. Ve la faccio vedere. Tu vattene a fanculo. No.
tu vattene a fanculo, benissimo, e entra in gioco Alakazam, che ovviamente devo potenziare almeno a blu più 2, quindi dovrei avere abbastanza contrattini, vediamo un po' di energia ce l'ho. Altra cosa, io ho un Charizard con due stelle ed è interessante perché le stelle potenziano tanto il Pokémon e ho scoperto anche una piccola cosetta che potrei sfruttare, vi potrei consigliare. Tra l'altro, qualcuno di voi ha provato ad aggiungermi. Io, ragazzi, le richieste di amicizia le ricevo, non capisco perché non riuscite ad aggiungermi. Per esempio, Samu 313, tot, aggiungo, non ho neanche piena la... Forse per questo non mi trovate. Perché ho 30 amici su 30. Allora, iniziamo a togliere qualcuno fuori dai coglioni. Chi è che non si connette da un sacco di giorni? Vedia, oh, la madonna. È 89 giorni, Devius. Come ti tolgo dagli amici? Remove a friend. Tu, ti voglio togliere. Come ti tolgo? Remove. Ok, tu 89 giorni, sei troppo. Tu 79, sei troppo. Ragazzi, vi sto facendo spazio, mi potete mandare le richieste di amicizia. Vi ricordo, sono sul server 23, quindi mi potete mandare le richieste. Via, facciamo spazio. 56 giorni, minchia, ma non giocate mai, ragazzi. Ok, che io non gioco sempre, però voi non giocate proprio mai. Ok, rimango a 20. Tra l'altro, vi prego, mandatemi le energie, vi prego, mi servono. Quindi sono gli unici modi che ho per farmi le energie, perché mi devo potenziare i Pokémon. Vedete, claim, sì, beccati l'energia. Oh sì, mi sto potenziando di energia. Oh, ma guarda quanta energia mi piglio. Super energizzato. Daily claim times up, dannazione. Vabbè, ve ne do un po' anche a voi, va? Un po' di energia. No, ma questi qui no, cioè la do a chi si connette. Ok, anche il giro di energie è andato. Allora, 85 bigliettoni verdi. Io sono arrivato come avanzamento nelle route, sono arrivato alla route 10. La prossima, il prossimo leggendario per cui andiamo è Suicune. Attenzione signori, e non ho ancora capito come cavolo faccio ad entrare sia qui che qui. Non lo so, ci troveremo un giorno. Allora, nella route 10 sono arrivato a sconfiggere già tutti gli allenatori che ho fatto vedere guarda caso nello scorso video. E non solo, sono arrivato al momento in cui devo catturare 3 Pokémon. La cosa figa, Pokéball, GG. La cosa figa è che i Pokémon di questa route, 4 su 7 già ce li ho. Sandshrew, Spinarak, Nidorin, Nidoran ce li ho tutti. Quelli che mi mancano sono Magnemite, Voltorb e Nidoqueen. Potrei essere interessato a Nidoqueen, potrei. Quindi io andrei avanti con la quest, quindi mi cerco dei Pokémon qua in giro. Le energie verdi penso che le userò per fare uno strengthening, oppure no, nel prossimo video mi faccio il potenziamento di Charizard o magari di Repairior. Mentre in questo video possiamo portare alla Kazama grado blu. Sì, portiamo alla Kazama grado blu. Grado blu ci siamo riusciti, mi mancano 37 energie. Dovrei riuscire a portarlo a grado almeno blu più 1, speriamo. Manco per sto cazzo, mi mancano le ultime energie per poter avere gli ultimi artbook di Charmander. Però sapete che me ne frega a me. Io mi spendo i denari. Ma sì, ma compra, sì, 120 energie per 50 cristalli. Ma chi se ne frega. Allora, i Charmander me ne servono altri 4 di Charmander. Vediamo un po' di beccarci sti Charmander, dannazione. Uno, Charmino, scusate, 2. Il terzo, ti prego dammi il terzo. Ma porca di quella zozzetta. E il quarto Charmander è andato a segno, signore e signori, pronti per una Alakazam di Alakazam più 1. Il più 2 mi sa che non ce la faccio, anche perché guardate, Dewgong e Kakuna sicuramente li devo fare da zero per Charizard, quindi vediamo, forse riesco a prendermi giusto Bellsprout. Ok, ma giusto perché non è di tipo blu, e vediamo. Il Firo, ce l'ho, che culo, ce ne ho giusti 10. Quindi mi mancano solo Dewgong e Kakuna. Però a questo punto per un Dewgong e Kakuna, se li devo prendere, Kakuna potrei prenderlo, sì, posso tentare. Se li devo prendere, che caspita vuoi, e basta comprare. Vabbè, però potrei comprarli di nuovo. Che dite, li spendo altri 50 cristalli? Ma sì. Compra cristalli, compra cristalli, compra. Spendi 10 times, pam, 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 i Kakuna go go. Guardate quanti Kakuna mi arrivano. Non si capisce, proprio tantissimi. Che così tanti, aiuto. Oh mio Dio, ho fatto volare le cuffie. Così tanti
Che devo comprare gli altri cristalli. Non me ne manco ancora uno. Ma non è possibile. Ma io c'ho la spiga addosso. Ma guarda te che non mi arriva un cacuna di merda. Ok, ho esattamente 5 su 10 artbook per Dewgong. Me ne servono 10. Però ragazzi, io non li sprecherei, come vi ho detto, per Alakazam. E vediamo un attimo se riesco per caso a comprare per la terza volta, spendendo delle gemme, tanto poi vi faccio vedere come le faccio easy. Ok, ho finito. No. Non ho più possibilità di comprare gemme, devo aspettare le 18. Oh, ma sono solo 20 minuti. Potrebbe nessuno aspettare, signora. Non lo so. Ci avrei anche altro da fare, voglio dire, cioè qui sul video, voglio dire, c'è altro da fare. Mi ha sto punto... ho preso un badge perché sono anche arrivato a livello 26. GG, mi piace sta cosa di potenziare i Pokémon perché ti fa salire anche di livello molto velocemente. Grazie signore, mi ha dato 15 cristalli a 30.000. Molto gentilo. A questo punto io mi andrei a catturare i 3 Pokémon che mi servono per andare avanti. Chissà che... Capito? Cioè... Ok, Stone Shard me ne sbatte un cazzo. Chissà... No, aspetta, attenzione, c'è un'altra cosa che devo fare prima che mi scade il giorno. Ovvero, ragazzi, farmi le palestre perché mi servono le pietre evolutive. Sì, mi vado a fare quelle. Ok, ho sconfitto i 3 allenatori Agatha perché era la bag che avevo meno. Comunque, alla fine di questo video, come, diciamo, per farmi perdonare per non aver fatto uscire niente la settimana scorsa, vi apro delle ceste che sono molto molto rare. Quindi sono quelle in cui si possono trovare dei Pokémon rari o degli shiny. Quindi aspettate fino alla fine del video per guardare sta roba. Inoltre, in questo momento vado alla ricerca di quei 3 Pokémon. Non so se troverò il grado A, non fa niente se non lo trovo. Magnemite era proprio quello che mi serviva. E attenzione, mo come cazzo lo paralizzo? Diciamo che non ho Scizor. E andare a caccia di Pokémon senza Scizor è parecchio da imbecilli. Vabbè, facciamo fuori sto Magnemite, tanto è un grado di merda. Ma come minimo non lo trovo più. Facciamo finta che va bene così. E mi prendo al posto di Alakazam. Scusami, però mi serve Scizor. Se no non li catturerò mai sti Pokémon del cazzo. Dove sta Scizor? Oddio, ah eccolo qua. Che avevo detto io? Manco per il cazzo lo troverò mai un cazzo di Magnemite di nuovo. Vabbè, non ci possiamo fare niente. Stai attentino, non ti far male. Gyarados, stai molto calmino, eh. Eccolo qua, mai disperare, mai quando sei su Amost. Non è vero, puoi disperare, tanto se ti deve succedere, ti succede, insomma. Allora, procediamo a catturare questo Magnemite. Vediamo se gli entra lo stun. Ok, che sei elettro, però... No, manco per il cazzo, non gli entrerà mai lo stun, credo. Io l'unico Pokémon che ho è Scizor, per poterlo riuscire a catturare. Ecco, me l'ha paralizzato. Grazie. Non solo me l'ha paralizzato, me l'ha anche messo KO, ma porca di quella zozzazza luridissima. Ma ora ti scateno un Metagross. No, ormai ragazzi, per me è diventato Metagross questo Pokémon. Non lo uccidere per piacere. Mamma mia, il colpo di culo, il colpo di culo che fa partire la scureggia violenta. E proviamo a vedere di lasciarlo a basso HP, tanto è un grado di merda, porca di quella zozza. E mo come faccio a fargli poco danno? Questo è un bel problema. Potrei provare con Gyarados, non penso che Bite faccia così tanto danno. Prima ha succato la grandissima, ecco me l'ha confuso per l'appunto. Ma vaffanculo. Attenzione, Voltorb mi manca. Io posso usare Dragon Rage, lo porto ad un HP. Che culo di merda che mi è venuto. Speriamo che non si autoesplode. Ti prego non ti autoesplodere, dannazione. Non provo a paralizzarlo, tanto inutile. Diciamo che di Pokéball dovrei riuscire a prenderlo. Sei un grado di del merda. Però se fai come l'amico tuo Magnemite, penso che tu sia abbastanza stronzo. Ma guardate che botta di culo il Voltorb con vita 201. Vediamo le stats. No, non so vederle così. Va bene, sì, vabbè, ragazzi, faccio i miei pensieri. Non vi preoccupate, non sono matto. Cioè, tranquilli. E anche questa occasione non me la lascio sfuggire. Un Pokémon di grado D con 2 HP lo catturo, ma giusto per la quest. Ragazzi, non me ne frega un cazzo degli Spinarak. Però c'ha 2 di HP, che faccio? Lo lascio andare così? Poi magari lo libero. Cioè, chi se ne frega, poverino. Mi faccio i punti della liberata. OGG, Pokémon gratis. Oggi si danno i Pokémon gratis. Venite signori, venite sul server 23, Pokémon gratis. Finalmente un altro cazzo di Magnemite, ma non ci posso credere. Allora, ti tolgo circa se... Tu mi fai tanto male però. Io ti tolgo 60, sì. Ma tu mi fai tanto male. E questo non va per niente bene.
Non mi toccare il Gyarados. Bravo. 60 no, è troppo. Allora dobbiamo metterci Scizor, sperando che non... cioè, che gli faccia sì male, ma non troppo. Ma porca miseria, Scizor, ma fai veramente schifo? Cioè, fatelo dire, fai veramente cacare, madonna santa, che schifo. E mo che cazzo gli metto? Uno che gli può fare una scorreggina piano piano. Repairior, ma secondo me gli fa male di brutto. Questo c'ha 65-65. Tu che c'hai ghigliottina, no, gli fai malissimo. Seismic Toss gli fai malissimo. Petal Dance, manco... forse lui? Proviamo con Absorb. Non penso che gli faccia tutto sto male. Absorb c'ha 20 di power, un livello sopra. Oh, attenzione, quanto gli ho fatto? Da 47 a 18... sono 20... sì, sono un 29. No, io direi di andare di Pokéball. Ma ha rotto i coglioni sto cazzo di Magnemite. Non è possibile, non riuscire a prenderlo. E voilà signori, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito anche questa quest. E ora è il momento di farvi vedere l'apertura di quelle casse che vi dicevo. Quindi vado a completare la quest e apriamo le casse che vi dicevo. Ok, è il fatidico momento. Siete pronti? Ma siete veramente pronti? Io ho 4 shiny girachi lucky bag. No, è una epic chest. Io comincio dalle shiny girachi lucky bag. Come cazzo si chiamano? Allora, usa. Ah, ma posso trovarci uno shiny girachi? Vediamo che cosa ci trovo. Potrei trovarci anche dei pezzi di Master Ball. Oh, allora, niente, merda. Merdissima. Cioè, vi ho fatto aspettare per nulla. Ma va bene. Use. Ok, qui posso trovare qualcosa di interessante. Ninetales mi farebbe molto comodo. Jolteon, insomma, Flareon e Vaporeon, perché no? Alakazam già ce l'ho, Gyarados già ce l'ho. Cioè, ce l'ho. Speriamo bene. Slowpoke pure ce l'ho. Vediamo che mi viene. Che cosa mi è venuto? Cosa? Cosa sei venuto? Nella mail? Da qualche parte? Negli events? Il daily login? Non mi dire che il daily login mi ha mandato a puttana. No, attenzione, ce l'ho il Pokémon. Attenzione, che cosa mi è venuto? Che... oh, ma che cazzo? Ma hai fraccato la chest? E non mi hai dato niente? No, me l'ha dato! Eccolo, che cazzo sei? Ampharos! E come cazzo ti evolvi? In che cosa diventi? Ah, sei già l'evoluzione. Interessante, sei questa pecora di merda? Ah, ok ragazzi, sì... e sei in ese attack molto forte. Sì, scommetto che non c'è neanche una mossa che fa danno. No, e sei pure elettro. Ok, un Pokémon di merda. Mi dispiace per questo finale un po' così. Speravo di trovare qualcosa di più interessante. Ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie per essere arrivati fin qui. Se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag pecora di merda. Hashtag pecora di merda. Intanto lascia un like, commenta e condividi per sostenere questo video, per sostenere il canale, per sostenere la serie e per sostenere me. Un saluto Sharksiano a tutti, ciao! Stoppati!